Un caro saluto a tutti voi, ben ritrovati carissimi amici. Oggi ci fermiamo un po' a parlare di quelle che sono le offerte, offerte che vengono sempre date dai fedeli, che servono alla Chiesa, alle parrocchie, per fare tante iniziative. Certo, ascoltiamo in tante dimensioni quella che è l'offerta deducibile, cos'è l'otto per mille. Allora abbiamo pensato di andare nel cuore della diocesi, nell'economato, incontrare il viceconomo, Don Vincenzo Gallo, che è con noi per parlare un poco con lui e capire come funziona anche questo sostegno alla Chiesa. Di solito, Don Vincenzo, ci hai aiutato con le meditazioni del Vangelo, ma oggi siamo venuti a trovarti perché vogliamo parlare di un servizio che tu svolgi nella diocesi e precisamente nell'economato in diocesi. Eh sì, 3 anni fa, quasi, insomma, il vescovo mi ha convocato per invitarmi a un impegno che, insomma, è estremamente delicato, soprattutto oggi quando il rapporto con il denaro, la Chiesa, i soldi, 8 per 1000, tanti luoghi comuni, è estremamente delicato, ma anche per me anche inaspettato, perché, insomma, gli altri incarichi che in precedenza avevo erano tutti di taglio pastorale. Ora stare un poco a contatto con la curia è strettamente legato poi al vescovo, beh, questo era davvero un incarico estremamente nuovo, ma anche ricco di tanta fiducia, che respiro proprio forte da parte del Vescovo della Chiesa di inserirmi in questo ambito, ma anche di tante aspettative di onestà e trasparenza che il mondo civile, religioso e meno, si aspetta da questo incarico, da questa incombenza che si va a vivere. È legata anche molto strettamente alla vita della diocesi, della Chiesa, perché i mezzi, insomma i fini, ecco, diciamo, della Chiesa, che sono quelli della missionarietà e quella di portare il Vangelo, in qualche modo incrociano la necessità di avere anche dei mezzi. Mezzi che vanno giustificati in qualche modo, quindi anche in qualche modo ben vissuti, ben proporzionati anche a quello che si va a realizzare, e quindi anche in qualche modo a preventivarli, a viverli con una certa onestà e in qualche modo davvero trasparenza. E ritornerei sulla parola responsabilità, perché quello che amministriamo in realtà è un qualcosa che è donato alla Chiesa, non ci appartiene, quindi mobilita ancora di più la responsabilità e l'attenzione alla finalità per cui l'offerente l'ha donato. Ci sono tante attività nella nostra diocesi, chiaramente i vari uffici, parlo della pastorale giovanile, di altre dimensioni della carità, dimensioni anche diverse che guardano alla famiglia. Ecco, tutto questo è comunque sostenuto dalle offerte dei fedeli. Sì, in particolar modo da quello che genericamente chiamiamo 8 per 1000, ma che in realtà è molto di più, è una sensibilizzazione, è una partecipazione da parte del fedele alla vita della Chiesa. È passato molto nell'immaginario, insomma, la firma IRPEF, ma c'è invece da sottolineare un altro aspetto che credo sia anche ecclesialmente più bello, quello della partecipazione di un'offerta libera, detraibile, eccetera, però che sia una partecipazione anche che mette, come dire, insomma, il fedele è in una condizione anche di investire, di dare una parte non del superfluo, ma di una partecipazione che sia davvero concreta e fattiva in quello che, insomma, le attività pastorali vanno ad esigere. Tutto questo si trova anche nelle nostre parrocchie, cioè tutti possono trovare nelle parrocchie un modello per fare questa loro offerta deducibile, è vero? Sì, fino a 2000 euro è detraibile, sperando nella grande generosità. In realtà l'8 per 1000 per certi aspetti ci ha deresponsabilizzato, quasi a dire, insomma, poi in qualche modo lo Stato provvede. Invece è la partecipazione del fedele, partecipazione che esige d'altra parte anche un feedback, no? Cioè, do in qualche modo poi anche necessità di sapere che utilizzo ne viene fatto.
appunto. E tutto questo lo si trova nelle parrocchie, lo si trova attraverso i canali anche di internet, lo si trova anche nella partecipazione concreta che si vede poi nel partecipare alla vita parrocchiale. Ogni parrocchia è fornita di un consiglio di affari economico e lo scopriamo guardando insomma anche alla nostra diocesi. Ogni parrocchia a fine anno stila un bilancio di quello che sono state le attività svolte, quindi anche le entrate e le uscite che la parrocchia ha sostenuto. Qual è una delle cose più delicate di questo incarico che ricopri lì nell'economato, questo incarico così, insomma, come ci dicevi prima, un po' particolare di responsabilità? Sì, dunque, l'ufficio economato amministra quelli che sono i beni della diocesi, da distinguersi sia dai beni che sono nel sostentamento clero. Il primo responsabile di quei beni è il vescovo e chiaramente si affianca ad alcuni sacerdoti o nel caso nostro, della nostra diocesi, anche alla professionalità di un laico e gli altri laici davvero impegnati che mettono la loro competenza a disposizione della diocesi per ben amministrare tutto questo. A questo si affiancano anche due capitoli che vengono dall'8 per mille e sono quello che riguarda la carità e quello che riguarda culto e pastorale. La responsabilità più grande è quella di far percepire come quindi è più evangelico, oserei dire, più che di calcolo, perché lì insomma in qualche modo si trovano, insomma, basta essere onesti, precisi, insomma, è quello di far trasparire la bellezza del Vangelo che traspare attraverso un'amministrazione onesta. Onesta e trasparente, garbata anche, perché molti guardano alla Chiesa con la possibilità di come posso attingere, come posso accedere a quei fondi, io come posso fare. E allora, insomma, c'è sempre quella tensione di dire ma siamo Chiesa, siamo popolo in cammino, non si ci approfitta della Chiesa, ma della Chiesa si vive quella bellezza di responsabilità che va a essere poi testimonianza piena per il nostro presente. E credo che sia questa a volte la difficoltà che traspare, quasi a dire ma sì, poi la Chiesa ce l'ha i soldi, quindi possiamo... Non improviamo, cioè la fattura la devi fare, facciamo tutto come si deve, facciamo preventivi, facciamo tutto quello che è necessario, anzi con maggiore attenzione ancora di più, proprio perché diventa una testimonianza piena, dovendoci forse a volte anche rimettere, ma è un'onestà e allora quello diventa davvero, a volte la difficoltà di farlo capire a chi magari c'è di fronte e che magari ci guarda anche con uno sguardo come per dire ma perché non riesco a in qualche modo insomma, ad avere dalla parte mia questa possibilità di imbrogliare. Invece trasparire invece la bellezza di una testimonianza piena e di una trasparenza che ci responsabilizza per quello che siamo cristiani al servizio di quello che la Chiesa ha e che deve difendere e deve anche custodire e accudire. Di solito come si ripartiscono i fondi? Diciamo, ci sono delle linee che la diocesi ha per destinarli, non so, alla pastorale o ad altri ambiti? Sì, proprio in settimana abbiamo vissuto un bel momento di chiesa, quello della presentazione del bilancio preventivo, che sembra a volte magari solo cartaceo, superficiale, invece no, traspare all'interno quello che noi ci aspettiamo dall'anno pastorale che inizia. Allora, non so, inizia l'anno giubilare, quindi si prevede anche che, non so, ci saranno delle spese che coinvolgeranno in qualche modo l'attenzione al giubileo, a quello che può essere qualche convegno specifico, qualche attenzione pastorale in più. E quindi magari il bilancio questo lo assorbe, lo fa proprio e poi, insomma, questo per rispondere un po' alla domanda proprio concreta dell'ultima settimana. La finalità della Chiesa la si intravede poi tra le righe di quei numerini, di quei bilanci che andiamo a realizzare e che davvero parlano di una missionarietà. È questo che è bello, è che da sacerdote con quei numerini, insomma, e quei soldi, a volte potrebbe essere davvero anche cozzare un poco con la propria vocazione o con il proprio spirito, insomma, sacerdotale. Ma vista così, invece, diventa un'attenzione ecclesiale davvero bella e, ripeto, nella grandezza di scoprire come...
la finalità della Chiesa, i mezzi ben usati contribuiscono notevolmente a realizzare tutto ciò. Una battuta finale, Papa Francesco ci invita a essere davvero, davvero così, un po' su questa linea, capaci cioè di donarci e far sì che appunto i soldi siano uno strumento, un mezzo per arrivare a Dio e ai poveri e alle periferie. Sì, ma insomma il mio essere qui, già in televisione a parlare di questo, credo che già sia un segno. Papa Francesco ci sta indicando uno stile di attenzione al denaro che è totalmente nuovo, ma tante volte non abbiamo mai parlato. Ecco, allora invece questo stile di trasparenza credo che già stia davvero passando notevolmente, e credo che, perché insomma voglio dire, l'invito all'onestà, la trasparenza, questo c'è sempre stato, ma uno stile ancora più trasparente, ancora più limpido e partecipato da parte di tutta la Chiesa, beh, questo lo dobbiamo tanto a Papa Francesco. Ma in più, anche prima vi dicevo dei due canali, no? Quello del culto e pastorale, della carità. Quello della carità è aumentato. E allora anche un'attenzione sociale estremamente forte. In gergo, per noi insomma che siamo a contatto un po' con questi due capitoli, ecco, del conto dell'8 per mille, significa tanto. Tanto per dire, insomma, il conto della carità non può essere accantonato. Ha un'attenzione totalmente propria. Allora il fatto che il Papa la CEI abbia come dire, assimilato questo aumento, beh, significa davvero un'attenzione che diventa sempre più concreta e fattibile per la nostra Italia, e poi quindi le ricadute su tutte le diocesi. Ed ora è il momento della spiritualità. Ascoltiamo il Vangelo e il commento. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Siamo giunti all'ultima domenica del tempo ordinario, la 34esima, che coincide con la grande solennità di Cristo, Re dell'Universo. Questa festa fu istituita da Papa Pio XI nel 1925, in un tempo segnato da dittature e totalitarismi. La festa nasce proprio per affermare che il vero Signore del mondo e del tempo è solamente Cristo. Cristo ha inaugurato questo regno, il regno di Dio sulla terra, e a noi cristiani spetta il compito di continuare l'opera di diffusione. Nel Vangelo di oggi, questo dialogo tra Pilato e Gesù, riportato dall'Evangelista Giovanni, Gesù afferma apertamente di essere re e dice che egli è re per testimoniare la verità, non per dominare con la forza, con la guerra, come potrebbe fare un qualsiasi re comune, ma egli dice che è re per servire con la potenza dell'amore. Questo amore che viene poi svelato pienamente sulla croce. E difatti il brano di questa domenica è tratto proprio dal racconto della passione, da questo più ampio racconto della passione. Ogni battezzato, in forza del battesimo appunto, è chiamato a regnare con Cristo per testimoniare la verità. E si testimonia la verità soprattutto con il servizio dell'amore, fino alla consumazione di sé.
Questo è il messaggio centrale del Vangelo di oggi. Appunto, la liturgia di questa domenica, festa di Cristo Re, è un chiaro invito a permanere nella verità di Cristo, senza lasciarci schiavizzare dal pensiero dominante del mondo, dalla moda del momento, ma rimanendo liberi di orientare la nostra vita verso Dio. Ecco, questa è la vera regalità che oggi Gesù ci propone. Come ogni settimana, anche in questa settimana ascolteremo un po' di notizie che ci accompagnano. Do la parola ad Anna Lusi. Ben ritrovati. Martedì 24 novembre alle ore 9:30 al convento di San Francesco in Padula, incontro mensile del clero. Mercoledì 25 novembre alle ore 10 a Pompei, la CEC vive l'incontro regionale Migrantes. Sabato 28 novembre dalle ore 16 alle 17 nel salone parrocchiale in Policastro, lezio divina per la forania di Policastro. Ed è sabato 28 a Possiglione il terzo incontro di Eppure irrompe, un'iniziativa promossa dalla pastorale giovanile a livello diocesano, per aiutare i giovani a vivere la GMG e il Giubileo dei ragazzi come cammino. Il tempo ordinario è ormai alla fine ed è domenica 29 novembre, la prima domenica d'Avvento. Alle ore 15:30, al seminario in Teggiano, l'Azione Cattolica vive il ritiro di Avvento per la giornata dell'identità associativa. Alle ore 17, il nostro Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica al cimitero di Buonabitacolo. Alle ore 19, nella chiesa di San Rocco in Sassano, lezio divina per la forania di Teggiano Sala. Relatore Don Tonino Cetrangolo, tema Va e non peccare più. Arrivederci e buona settimana. Siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Penso che aver parlato di offerte, di sostegno da parte dei fedeli è una cosa importante, anche perché ci preme ringraziare tutti voi sempre per le offerte, per il sostegno che date alle vie della fede, alla Chiesa, alle parrocchie. Anche questa trasmissione in fondo si sostiene con le vostre offerte e con la vostra disponibilità a seguirci. Vi saluta il nostro staff, la redazione Italia 2, e noi vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Vi ricordo la mail esseresuidiscepoli@libero.it. Ricordate che potete trovare le nostre puntate sul sito diocesano www.diocesiteggiano.it. Buona domenica.